NFT, acronimo di Non Fungible Token. Ma che cosa sono? Lo scopriremo subito dopo la sigla! Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. L'aggettivo non fungibile indica un bene non replicabile, non sostituibile perché possiede una specifica individualità. Il bene fungibile per eccellenza è il denaro, poiché una banconota di una data valuta e quantità è sempre sostituibile da un'altra banconota di pari valuta e quantità. Un non fungible token indica una marca digitale dotata di un certificato di autenticità e unicità. Tale certificato è rilasciato grazie alla tecnologia blockchain. Ma su cosa sia una blockchain ci ritorneremo in un prossimo video. Gli NFT sono quindi associati ad un contenuto digitale di cui garantiscono i caratteri di unicità e autenticità, conferendo così al proprietario un certificato della genuinità del prodotto digitale in oggetto. Ogni NFT, grazie alla tecnologia blockchain, è un pezzo unico e perciò non è fungibile, o per essere ancora più precisi, non è reciprocamente intercambiabile. Quando un artista conia un NFT è come firmare il proprio lavoro e rilasciare un certificato di autenticità non falsificabile. Il meccanismo degli NFT si basa sull'inserimento di un contenuto digitale, ossia l'oggetto a cui sarà assegnato un token non fungibile all'interno della blockchain. Grazie alle proprietà della blockchain e alla sua struttura di registro, è possibile ricostruire l'effettiva autenticità di ogni opera e la proprietà di ogni NFT, a meno che non si smarrisca il token e il relativo certificato di proprietà. Le informazioni contenute nei database della blockchain sono decentralizzate, cioè custodite su dispositivi diversi e interconnessi. Un NFT è prodotto a partire da un oggetto digitale che può essere un'immagine, un video, una GIF, un brano musicale e così via, che viene salvato dall'autore. Il file corrisponde a una stringa in codice binario che poi sarà compressa in una più corta. Tale processo è detto hashing e il suo esito è definito hash. L'hash è successivamente memorizzata dall'autore stesso o da terzi in una blockchain con tanto di marca temporale associata. L'NFT contiene al suo interno le tracce delle successive operazioni dell'hash. Il percorso, se applicato all'inverso, consente di accertarsi dell'autenticità e proprietà dell'opera registrata con un NFT. A questo punto ti starei chiedendo se acquistando un NFT tu sia il proprietario di un'opera digitale. La risposta è no. Possedere un NFT non significa che sei proprietario di un'opera digitale, poiché quella è stata creata da terzi. La tua proprietà è limitata all'NFT, che però ti consente di rivendicare un diritto sull'opera stessa, ovvero un NFT ti rende parte della storia di un'opera registrandoti nella blockchain. Già solo il poter calcolare facilmente l'hash ti permette ad esempio di riconoscere una copia dall'originale. Poiché la blockchain è uno strumento decentralizzato, immutabile, tracciabile e verificabile, non devi temere eventuali danni alle tue memorie dei dispositivi. Una volta registrato su di essa, sarà possibile verificare l'acquisto e i tuoi diritti sull'opera. Tuttavia, sono in aumento le piattaforme in cui la vendita di un'opera digitale del relativo NFT è comprensiva sia dei diritti di proprietà che di autenticità. Per creare un NFT devi rivolgerti a un'azienda proprietaria di una blockchain. La più diffusa sul mercato al momento è Ethereum, ma il mercato degli NFT è in forte espansione, infatti oggi puoi creare o acquistare un'opera in NFT su diverse piattaforme come OpenSea o Crypto.com. A proposito, se volete iscrivervi a Crypto.com, vi lascio in descrizione il referral link per ottenere un bonus di $25 da poter sfruttare nell'acquisto delle vostre criptovalute. Infatti, che si desideri creare o acquistare un NFT, è necessario ricorrere alle criptovalute. Io sono diventato un creator di Crypto.com e ho creato i miei primi NFT in JPEG come questo, che fa parte della collezione Magic Mouths, oppure troverete le mie GIF, Pictures, su OpenSea. Potrete vendere i vostri NFT impostando sui vari marketplace un'asta o un prezzo fisso ed inoltre potrete impostare la percentuale della futura rivendita di queste opere. Essendo voi creatori, grazie alla tecnologia blockchain, potrete continuare a guadagnare su tutte le future speculazioni che vengono effettuate sulle vostre opere.
Il mercato che maggiormente si sta interessando degli NFT è quello artistico, soprattutto per la compravendita di opere digitali. Le opere d'arte digitali e gli NFT a loro associate possono essere considerate dei veri e propri investimenti, ma gli NFT possono essere brani musicali, video, GIF, tweet o qualsiasi altro oggetto digitale. Io ad esempio potrei mettere in vendita anche le copertine dei miei album, i miei videoclip e le mie canzoni. Il mercato degli NFT è in forte ascesa, soprattutto nei paesi che potremmo definire più crypto-friendly. Gli NFT hanno certamente scosso il mondo dell'arte, da un lato dando maggiore importanza a espressioni creative erroneamente svilite dalla riproducibilità infinita o messe in ombra dai tantissimi contenuti presenti online. Dall'altro, come le stesse criptovalute, gli NFT potrebbero contribuire allo sviluppo di vere e proprie bolle speculative. Una delle criticità degli NFT è legata al diritto d'autore e a queste si affiancano altre problematiche di carattere giuridico. In quali casi si applica il diritto d'autore alle copie degli NFT e come agire in caso di copie, caso estremamente diffuso per le opere digitali? Il dibattito legale e artistico si svilupperà sicuramente nei prossimi mesi e anni e sarà determinante per rispondere a queste domande. Da questo punto di vista posso suggerirvi di valutare attentamente l'acquisto e di riflettere accuratamente su quale opera e quale NFT tu stia per acquistare. Bisogna tenere presente anche alcune criticità tecniche. Gli hash e gli smart contract si basano su specifiche blockchain, ma cosa succede se una blockchain con cui sono stati creati NFT o smart contract non rispetti più i principi su cui si basa tale tecnologia? Lo scopriremo solo vivendo. Fatto sta che questo sarà il futuro dell'arte, della musica, così come sarà il futuro quello della finanza decentralizzata e chi rimarrà indietro sarà perduto. Bene ragazzi, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mettetemi un like, ma soprattutto spuntate la campanellina così potrete rimanere aggiornati su tutti i prossimi video.